Buongiorno, sono Laura Antichi. Oggi parleremo di Google Meet e come accedere in alcune modalità. Sono con il mio account G Suite dell'organizzazione e la prima modalità che andremo ad analizzare è quella da Calendar. Allora vado nelle app di Google. Scelgo Calendar e entro nel calendario. Quello che vi volevo dire è che chiunque abbia un account della scuola può organizzare riunioni. È meglio che l'amministratore disabiliti la possibilità di generare Meet da parte degli studenti in amministrazione. Infatti, se la possibilità è stata disabilitata, l'alunno non riuscirebbe poi più ad aprire un Meet del link della classe perché gli verrebbe poi restituito il messaggio che il link che ha inserito non funziona. Per organizzare un calendario, se ne voglio organizzare uno nuovo, vado in altri calendari. E con il più aggiungi, crea nuovo calendario, vado a impostare tutti i settaggi e clicco su crea calendario. Esplora da impostazioni perché come vedete ho già i miei calendari, li ho già creati per le mie classi. Ora sono nel calendario della quinta J. E posso andare da qui a impostazioni, scegliere un colore per gli appuntamenti. Ecco, scelgo il rosso e posso andare in impostazioni e condivisioni per cambiare poi le impostazioni dando ad esempio una descrizione al calendario, a questo calendario. Esco da impostazioni, ora voglio fissare per sabato 20 giugno una riunione in web meeting e mi posiziono nel pomeriggio del calendario. Come vedete, dalle 5:30 del pomeriggio alle 6:30 del 20 giugno, do un titolo all'evento, ad esempio potrei mettere filosofia, e poi posso aggiungere invitati se voglio. C'è da dire che ha soltanto chi quindi imposta da Calendar l'appuntamento per la videoconferenza, quindi solo l'organizzatore della videoconferenza su Calendar può ammettere alla videoconferenza chi non ha un account della scuola. Poi posso quindi aggiungere degli invitati e aggiungere una descrizione. Ad esempio, potrei mettere compiti delle vacanze. Qualsiasi altra cosa. Aggiungi videoconferenza di Google Meet. Questa conferenza è ora attiva. Mi dice che mi dà l'indirizzo e mi dice che possono partecipare fino a 250 utenti. Come vedete si chiama Compiti delle vacanze. Vado a salvare, quindi l'evento mi è stato salvato, riapro l'evento e di sabato 20 giugno dalle 5:30 del pomeriggio alle 6:30 del pomeriggio partecipa
con Google Meet. Qui ho l'accesso, posso partecipare, spengo un attimo la videocamera e dice che non c'è nessun altro qui e mi dà il nickname della riunione. Un appuntamento in videoconferenza da Google Calendar mi restituisce un link che mi permette di entrare in ogni momento, quindi mi restituisce un link permanente. Io non dovrò fare altro che partecipa e sono entrata nella web conferencing che poi vedremo nei dettagli quando ho finito di presentarvi le possibilità di attivare una video conferenza. La seconda modalità per accedere a Google Meet è di, sempre nell'account G Suite, andare nelle app di Google e cliccare su Meet. Qui mi dice partecipa a una riunione o avviala, clicco, meglio inserire un nickname, quindi mi dice inserisci il codice o il nickname della riunione per avviare la tua riunione, inserisci quindi il nickname o lascia il campo vuoto, meglio sempre inserire un nickname, posso inserire esempio scienze sociali. Continua e vediamo proprio comparire il nickname scienze sociali nella web conferencing che ho creato. Vado disabilito la videocamera, vado in partecipa e mi dà la possibilità quindi di vedere il nickname che posso mandare agli studenti, mi dà la possibilità di condividere queste informazioni con le persone che voglio che partecipino alla riunione. E mi dà la possibilità poi di copiare le info di partecipazione e di inviarle per il collegamento. Posso aggiungere delle persone invitandole per mail, per nome e mail. Andiamo ora a vedere l'altra modalità che è da Classroom. L'altra modalità, come vi dicevo, è di andare da Classroom. Vado nelle app di Google, cerco nelle app Classroom, mi assicuro di essere ancora dentro con il mio account G Suite, se no lo implemento. E queste sono le mie classi. Voglio attivare un Meet per la classe quinta G. Clicco sulla classe quinta G. Vedete qui che mi dà la possibilità di generare il link di Meet nella barra della classe. Volevo dirvi che la classe è un codice di accesso, come vedete, del corso, un identificativo. Ma per farlo preferisco andare nella rotella alla destra, alla nostra destra, che mi riporta nelle impostazioni del corso. Faccio scorrere le impostazioni del corso, trovo Meet, genera link di Meet. Ho generato un indirizzo, come vedete, del Meet. Questo indirizzo per il momento
lo lascio visibile agli studenti, potrei anche disabilitarne la visibilità e renderlo visibile poco prima dell'avvio della conferenza, nel senso che se non sono sicuro che gli studenti siano stati disabilitati per le videochiamate, è meglio che acceda prima io alla videoconferenza e che pertanto faccia comparire il link all'ultimo momento, perché se entrassero loro e avessero le videochiamate attivate, diventano, e se entrassero prima di me, sarebbero i gestori della stanza. Comunque, dopo 30 secondi di uscita da Meet, dell'ultimo, Meet non sarà più accessibile, ma con lo stesso Nick si creerà una stanza con un indirizzo diverso. Ritorniamo quindi nella classe, esco da impostazioni del corso, devo salvare, faccio annulla, salva, non avevo salvato prima, e vedete che ho dall'interfaccia compare che ho generato il link, che questo link è visibile agli studenti. Clicco sul link, mi riporta sempre alla possibilità di partecipare, mi dà quindi il nickname della stanza e disabilito un attimo la videocamera e compartecipa, entro nella stanza di web meeting. Mi risulta visibile quindi il nickname della stanza, della riunione, che è utilizzabile solo nell'associazione o nella scuola. Mi dà la possibilità di condividere queste informazioni con le persone che voglio partecipino alla riunione, attraverso questo link, mi dà l'opportunità anche di copiare le info di partecipazione e di inviarle a degli utenti che voglio partecipino, mi dà la possibilità di aggiungere su invito delle persone. Ok. Quindi possiamo vedere come è l'interfaccia di Meet. Di nuovo vi ripeto che questo è il codice della classe che abbiamo appena visto, che mi dà il nickname della riunione, utilizzabile solo in Anitel e quindi nell'organizzazione o nella scuola, se voi siete con la scuola. Poi ho i tasti centrali. Posso attivare o disattivare il microfono, posso abbandonare la chiamata e posso attivare, disattivare la telecamera. A destra trovo il tasto presenta ora e accanto le opzioni dai tre puntini che mi danno la possibilità di registrare la riunione, di modificare il layout. Vedete che posso scegliere tra la barra laterale, in evidenza, in griglia. E poi potrei attivare i sottotitoli, ma non è consigliato perché sono in inglese. Posso andare di nuovo nelle impostazioni per a vedere quali sono poi i settaggi del microfono, degli autoparlanti e dei video. Quindi vi dice disattivata perché la videocamera perché l'ho disattivata prima. Posso provare
fine, lascio com'è, in alto trovo innanzitutto la griglia che ho, che è un'estensione che poi vedremo successivamente di Chrome che si integra e che mi permette di vedere contemporaneamente più di 16 persone. Poi ho le persone che sono nella sessione, ci sono solo io, in questo momento posso aggiungere attraverso un invito le persone, delle persone. Poi ho una chat interessante per poter poi inviare dei messaggi, ma non solo, serve per interagire. Quindi persone, e quindi vado ora a qui compariranno tutte le persone che sono poi si sono collegate. Ora ci sono, come vi ho detto prima, solo io. Vado in presenta ora, posso presentare il tuo schermo intero, quindi condividere lo schermo intero, una finestra. Volevo farvi vedere la funzionalità della presentare da una scheda di Chrome. Se avessi in effetti bisogno di condividere un video di Chrome, potrei sicuramente utilizzare questa opzione. Vediamo questo di Flash Machine, condividi. Allora, Ok. antichi, vi voglio presentare Flashcard Machine per creare, studiare e condividere. Ecco, con questa funzione mi è possibile sentire ed è possibile a quelli che sono in videoconferenza sentire i video, ad esempio quelli di YouTube, altrimenti non potrei farlo, diversamente non potrei farlo. Ritorno quindi in Meet. Ora sono sicuramente nello stato di presentazione, ma abbandono la chiamata e poi successivamente andremo a vedere nello web store di Chrome le integrazioni e quindi le estensioni che possiamo aggiungere a Meet. Abbandona la chiamata.